Immaginate una valle circondata da montagne. Questa valle si trasforma in palcoscenico e le montagne fanno da spalti. È l'Afghanistan che diventa un enorme teatro dove si succedono attori, comparse e chi, dietro le quinte, manovra lo spettacolo. Ma è tutto vero. La carne è carne. Il rosso del sangue è il rosso del sangue. Il sole brucia. Le impronte degli uomini non sono riproduzioni scenografiche, ma tracce di storia vera. Su Bucefalo non monta un attore, ma Alessandro Magno che attraversa il palcoscenico dell'Afghanistan e ne scrive un pezzo di storia. A Bamiyan si alzano i grandi Buddha e contribuiscono col sole a illuminare la terra. Buddha che, come in un teatro, a un tratto della storia, con un maestoso e tragico inchino, scompaiono. I picchi delle montagne si fanno minareti, il canto degli ari, poi dei greci, ora si fa richiamo della preghiera 5 volte al giorno. L'inchino sul palcoscenico è sempre più reale e si spinge fino a terra. Rivolto verso la Mecca, l'Afghanistan cerca ancora la luce. Poeti, condottieri, tiranni si succedono sul palco, ognuno con la sua parte, chi lasciando una striscia di sangue, chi, come cometa, lasciando una striscia di luce. Riamanullah è cometa, Massoud è cometa, ma non tutti riescono a sopportare il peso di tanto splendore. Come un cavallo al galoppo in una valle, come una stella bianca che corre lungo l'universo, l'Afghanistan attraversa la storia. Questa lettura è servita ad introdurre questo incontro, un incontro che, come avete ben capito, parlerà di Afghanistan e di questo suo viaggio attraverso la storia. Anzitutto voglio ringraziare una serie di persone che hanno fatto sì che questo incontro si potesse realizzare, partendo da Marica Guerrini, che insieme a Radici nel Mondo ha voluto fortemente l'organizzazione di questo evento, e ringrazio Sua Altezza Reale per essere qui presente, perché noi oggi parleremo di Afghanistan con The Focus, e uno di questi sarà proprio Surre Amanullah, una figura luminosa della storia dell'Afghanistan. Ringrazio Marica, ringrazio Sua Altezza Reale, ringrazio Vinci Guerra per le fotografie che ha portato qui, che sono parte della vita dell'Afghanistan, sguardi, paesaggi, decorazioni che raccontano l'identità di questo territorio apparentemente lontano, ma che negli ultimi anni, per una serie di vicissitudini che tutti quanti conosciamo, è tornato al centro della storia. Probabilmente lo è sempre stato, ma adesso sarà Marica a parlarci di questo aspetto. Grazie. Allora, io vorrei dare un attimo di spazio al, posso dire, al colonnello Vinci Guerra che per le fotografie. Buonasera a tutti quanti, grazie per essere intervenuti. Io sono il colonnello Carlo Vinci Guerra. Sono in ottimi rapporti di amicizia con Marica qui e abbiamo deciso in un incontro che c'è stato qualche tempo fa di poter visionare insieme delle fotografie per dargli uno spazio il migliore possibile. Allora ho raccolto quello che avevo di una collezione abbastanza ampia che ho di fotografie che ho fatto in parte io, in parte invece altri miei colleghi. Io ho svolto lì 4 missioni, 3 anni circa, ed ero impiegato nell'area del comando italiano di Herat e in attività che ovviamente qua non posso purtroppo esternare. È stata un'esperienza monumentale, bellissima. Da un punto di vista storico è un paese meraviglioso. Resta il fatto che ciò che vi è all'interno purtroppo non ha ancora trovato il suo giusto sviluppo e purtroppo con rammarico dico che ciò che si dovrebbe fare in certe circostanze in questi paesi spesso non viene portato a termine, e quello che è successo, l'avete visto tutti quanti, è stato proprio questo.
dispiace perché poi alla fine si creano dei legami con la popolazione locale molto forti. E in diverse missioni che ho fatto questo mi è successo praticamente sempre, e quindi le porto nel cuore con me in maniera sempre molto molto profonda. E vi lascio con Marica, vi ringrazio di essere venuti e buona visione delle fotografie. Grazie. Allora, oramai sono anni che racconto questo paese, non mi stanco mai di farlo e ogni volta scopro di poter raccontare cose diverse, perché davvero l'Afghanistan è una fucina di tutto, ma lo è sempre stato. Non a caso il titolo è Attraversa la storia, non attraverso la storia, ma attraversa, perché è sempre stato emblema di storia che poi si svolgeva semmai in altri luoghi. Iniziava lì e andava altrove. Veramente da sempre. E poiché io sono convinta che la storia più antica, quella più lontana, sia quella fuori dal tempo e dallo spazio, quindi una storia si potrebbe chiamare, e che lascia, quindi essendo fuori dal tempo e dallo spazio, lascia le sue tracce, le lascia negli uomini, le lascia nelle cose, le lascia in quella che poi dopo diventa archeologia, ma c'è sempre. E l'Afghanistan è ricchissimo di tutto questo, purtroppo poco conosciuto. Poco conosciuto anche da chi avrebbe dovuto, dovrebbe, anche insomma, poco conosciuto. Io ho fatto lingue e culture orientali, l'India, quindi l'Afghanistan era lì. Però persino nei testi, ho avuto dei grandi docenti, ma nei testi l'Afghanistan non veniva menzionato. È vero che fino al 1747 non era così, non c'erano i confini, eccetera. Però era storia dell'India, era storia della Persia, non era Iran, era Persia, e cioè Centro Asia, tutto questo. E mai si diceva Afghanistan. Queste genti antichissime, perché se gli ari dall'Europa, è lì che sono giunti e poi si sono diramati, quindi Iran, quindi India, quindi diramati, ma è lì che sono giunti. E per chi osserva il popolo afghano, anzi i popoli afghani, perché le etnie sono tantissime, sono 4 le più importanti e 35 minori, sono tantissime. E la cosa particolare è che ogni etnia, più o meno, ha mantenuto delle caratteristiche originarie. Ecco perché io dico che è importantissimo conoscere l'antico, perché lo ritroviamo. Se no è qualcosa a metà. E questo qualcosa a metà, purtroppo, ha inciso moltissimo su quella che è stata la cronaca degli ultimi anni. Perché dell'Afghanistan non si sapeva nulla, o quasi, la maggior parte ovviamente, non c'è bisogno che lo sottolinei questo, però era così, per cui le donne, i burka, esistevano soltanto i burka, tuttora esistono soltanto i burka, ma non è vero, io non mi stancherò mai di dirlo. Il burka appartiene ad una etnia, che è la Pashto, e lì finisce. E alcuni nomadi che sono Pashtun, lì finisce, portano il velo, che chador, chadri, quello che si vuole, ma non il burka, gli altri. Le etnie principali sono, diciamo, quella più numerosa e quella che ha fatto la storia dal XVIII secolo ad ora è la Pashtun, ma prima dei Pashtun hanno fatto la storia i Tagiki.
e ancora prima l'avevamo fatta via Sarà. Quindi cronologicamente i Pashtun è l'etnia più giovane rispetto a quella terra, cronologicamente. Però è quella più conosciuta, anche per motivi veramente di documentazione storica, eccetera, eccetera. Ma tutto il resto viene dimenticato o viene sottovalutato. In realtà non dovrebbe essere così. Non dovrebbe assolutamente essere così. In quella terra sono passati imperi, i più grandi imperi, che hanno fatto la storia, anche parte della storia d'Occidente. E poi ci sono andati anche i Romani e i Greci. Cioè tutto è passato per quella terra. Quella via per l'India, che non era una via, perché poi li stanziavano e costruivano bellezze. Gli Hazara, secondo i miei calcoli, i miei studi personali, sono collegati all'impero Kushan, un misto tra Europa, sempre pensando agli Ari, quindi Europa centrale, questi nomadi, guerrieri che scendevano. Noi dobbiamo immaginarlo, quella è una terra che va immaginata, tutta la storia secondo me va immaginata, ma quella terra lì va proprio immaginata. Noi dobbiamo immaginare questi popoli che scendevano con i loro cavalli e stanziavano e fondavano imperi. Quindi i Kushana, Kanishka, grandissimo imperatore. E siamo già abbastanza vicini, siamo già, perché lì c'era stato l'impero Maurya, con Ashoka, un grandissimo imperatore, con i suoi editti, le sue colonne, la sua civiltà. Sempre, la terra è sempre quella, è sempre la stessa, ma sempre dimenticata o passata sotto altro nome. Io stasera non abbiamo molto tempo, quindi ho pensato di tracciare dei brevissimi, di accennare brevissimamente a delle etnie, quelle più importanti, in modo da far incontrare il popolo, perché poi quello. Questi ragazzi, ecco, scusatemi se io farò un po' antichissimo e contemporaneità, un po' così, con questo arco, cammineremo un po' su un arco. Perché questi ragazzi afghani che noi vediamo qui, rifugiati politici alcuni, immigrati altri, eccetera, loro portano una storia, portano delle grandi storie, e qui non si sa. Quella terra, e torniamo all'antico, quella terra è la terra dove sono nati i Veda, i testi, gli antichissimi, grandiosi testi. E dopo questa panoramica leggeremo dei pezzettini, ma proprio pezzettini di alcune cose. Perché ho pensato che è bello muoversi sulle luci di quella terra, dall'antico ad oggi. E l'ultima luce, perché l'ultima luce è proprio Manulla. Quindi, perché è stata una grande luce, un sovrano davvero illuminato, non a caso tradito, non a caso, perché tutti coloro che hanno, non in antico, antichissimo, ma da un certo punto in poi, e specialmente dalla formazione dell'Afghanistan, quindi siamo nel 1747, da quel momento in poi, tutti coloro che hanno provato, voluto, con tutte le loro forze, il loro amore per quella terra e per quelle genti, portare, civilizzare, modernizzare, sono sempre stati o assassinati o comunque fatti fuori. Sempre. È sempre stato così. E da Manulla, che chiuderà questo nostro breve incontro, è la luce
diciamo di oggi dal punto di vista storico, in un certo senso è un oggi, perché lui ha regnato dal 19 al 29, quindi dal punto di vista storico rispetto a 10.000 anni prima di Cristo e poi venendo in qua è oggi. E chiuderemo con lui proprio perché, ripeto, è stata l'ultima luce, non ce ne sono stati. C'è stata una luce di tipo diversa, quella di Ahmad Shah Massoud, tagico, quindi che portava, ma attraversiamo un attimino le etnie, così sarà più chiaro. Quindi abbiamo accennato agli Hazara, che erano proprietari terrieri, erano ricchissimi, poi quindi questo impero, questa discendenza, eccetera. Poi ci sono una etnia, di nuovo, ripeto, cronologicamente, i tagiki, l'etnia tagica. Anche loro originari, centro, sempre rapportandosi agli Ari, quindi questa Europa c'è sempre di mezzo e si va oltre. E loro la caratteristica, una cosa che non ho detto degli Hazara, loro furono zoroastriani, perché anche Zoroastro fa parte di quella terra come cultura, e buddisti. Erano la Zarajat era la zona di Banyan, quella che poi in Occidente alcuni anni fa è stata conosciuta, i Buddha giganti, la distruzione, eccetera, eccetera, ma non voglio entrare in queste cronache. Quella era la loro zona, la zona nera. Poi, cosa errata, molti dicono che sono mongoli, e invece no. Perché quando Gengis Khan arrivò lì, e siamo nel 1200, nostro 1002, arrivò lì con le sue truppe, gli Hazara, la zona di Banatro, c'era già tutta. E lì prima, vedete come vado avanti e indietro, mi rendo conto che non è facile seguire, ma è complessa quella terra, è complessa. E, prima di là, sempre nella stessa zona del re, era passato Alessandro, siamo nel terzo avanti Cristo. Il grande impero Maurya, sesto avanti Cristo, quindi già grandi civiltà prima di Cristo. Poi, quindi Alessandro, per cui il Gandhara, l'arte del Gandhara, di cui Buddha, primo incontro culturale tra Occidente e Oriente, importantissimo incontro, importantissimo. Ecco questi in grandissime linee è l'etnia Hazara, poi perseguitata nel XVIII secolo, poi vedremo. E quindi praticamente fatti distrutti, furono uccisi le donne, furono uccisi gli uomini, tutti, la maggior parte, e quindi distrutte le famiglie, furono mandati, fatti resi schiavi, donne, bambini, eccetera, eccetera. Da Abdullah Akhmah, che purtroppo era il nonno di Amanullah, ma Amanullah al nonno non assomigliava assolutamente. Quindi riprendiamo le etnie, i tagiki abbiamo detto. I tagiki, ho detto l'origine, la caratteristica dei tagiki è quella di essere guerrieri e poeti. Non è un caso, quindi il periodo dei Timuridi, insomma ce ne sono stati tantissimi passaggi, tantissimi imperi, staremo qui giornate a parlarne. E questa caratteristica, dicevo, non è a caso che in quel periodo, ampio periodo in cui i tagiki erano, diciamo, alla guida, in certo senso, del paese, nacque la scuola di Herat, la scuola dei poeti e miniature, Herat, quindi dal 1100, 1200, 1400 fino al 1500, tutti quanti grandi poeti che poi si dicono persiani. Quelli che sono nati a Bar, si chiama Bussina, non so in italiano come. Avicenna è nato in Afghanistan e poi è partito per la Mesopotamia e
è diventato un medico straordinario, faceva anche delle operazioni agli occhi, era un chirurgo, era insomma il primo vero medico che esisteva in quell'epoca. Si chiamava Avicenna, qui però il suo vero nome era Abu Sina ed era afghano, era nato cioè a Balkh, che è una città dell'Afghanistan. E anche quel famoso poeta, come quel che... Jalaleddin, che era un filosofo, un uomo estremamente moderno di pensieri, allora, io non so la data, ma quanto tempo fa, che per me, che c'è ancora, si parla di lui, c'è il suo luogo di culto in Turchia, perché poi ha fatto il viaggio, ma tutti i suoi scritti sono tutti scritti in persiano e tradotti in tutto il mondo. Ecco, questo voleva dire che c'erano anche degli scienziati, non soltanto dei poeti. Sì, grazie. Infatti, ma ho detto, potremmo stare qui a parlare per ore e giorni, si finisce. Quindi, con un ampio salto, passiamo poi un'altra etnia, i Pashtun. I Pashtun, che sempre originari, eccetera, però con un'inclusione indiana e indigena. Infatti l'incarnato è diverso da quello dei Tajiki e degli Hazara, è più ambrato, in genere, ovviamente. Non guardare me, se voglio sapere il viso di Pashtun. Sì, ma è chiaro, ci sono quelli più scuri, so che lei è chiara. Non so, io sono quelli... Cosa Allora, che stavo dicendo? Ah, è Pashtun. Sono bello che mi vada a sedere, mi sembra un po' lungo. Più lungo del primo. È bello così. È più vero così. E non a caso non ho visitato luoghi istituzionali per essere più liberi. Fatto bene? Bene. Ora, quindi la caratteristica di Pashtun è quella di essere guerrieri, ma anche quella di essere... Togliamo i presenti, per favore! Sì, ma i cristiani sono sempre stati più sicuri. Sì, 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 certo, certo. Guerrieri e diciamo in maniera molto, molto così, quasi volgare, un po' attaccati al denaro. Quindi tutto si svolgeva, i commerci, intorno a queste caratteristiche, antiche caratteristiche. Vedete come queste, abbiamo solo detto tre etnie e sono una diversa dall'altra. Ecco, dimenticavo di dire dei Tagiki, perché questo andare avanti e indietro fa dimenticare le cose anche a me. E dei Tagiki che furono zoroastriani, poi però passati dopo alla religione musulmana, ma in un certo senso di ramo esoterico, diversamente dai Pashtun, che sono sunniti e purtroppo piuttosto ortodossi. E non è un caso, infatti, che perché i Pashtun arrivano praticamente nel XVIII secolo alla guida dell'Afghanistan. E non è un caso che in quello stesso secolo, verso la fine, nel 1993, si delinea il confine, la linea Durand. Teniamo presente una cosa, il Pakistan non esisteva. Due secoli dopo si è formato, è nel 1947, quindi due secoli dopo l'Afghanistan, ed era India britannica, quindi gli inglesi erano lì, al confine. Questo ha inciso enormemente sulla storia, tra virgolette, recente dell'Afghanistan. A proposito
Continuiamo però con un flash di etnie, ne dirò soltanto una, tra quelli minori, ma dal mio punto di vista molto importante per le caratteristiche particolari a cui accennerò, e sono i Nuristani, che un tempo si chiamavano Kafir, e Kafiristan, che poi si è chiamato Nuristan. Kafiristan vuol dire terra dell'infedele, Kafir. E Nuristan invece terra della luce, da Nur, eccetera. Sono stati costretti, perseguitati, anche questo è un popolo antichissimo, secondo dei calcoli che negli ultimi anni sono andata facendo, da come loro seppelliscono i defunti, dai loro cimiteri, dalle case, dal coltetto spiovente, dai gandau, che sono queste statue, delle statue di legno che si trovano appunto nei cimiteri, questi cappelli a punta. C'è tanto, tanto, poi in alcune musiche e in alcune quotidiane abitudini c'è tanto decente, ma c'è veramente tanto. Perlomeno questa è la mia deduzione, insomma, attraverso appunto questo, scoprendo tante cose di questi Kafir, che io amo chiamare Kafiri e non Nuristani, perché secondo me sono Kafiri, anche perché ho sempre apprezzato la loro ribellione per la conquista, per proteggere una loro libertà. Dal punto di vista religioso, le divinità, pluridivinità, ma un unico Mahadeva, che poi era superiore a tutti. E, come ho accennato prima, furono perseguitati, furono costretti da Abdul Rahman a lasciare i loro diversi credi e abbracciare la religione musulmana. Ecco, anche lì ci furono tragedie su tragedie. Va bene, questa è un'altra etnia a cui tenevo che si conoscesse, perché anche questa riporta all'Europa anche. Ed è, ripeto e so di ripetere, ripeterò sempre, è di un'importanza enorme tenere presenti queste cose. Perché poi quando nell'attualità ci troviamo davanti ad episodi, a volte incomprensibili, gli atteggiamenti, se si tengono presenti delle tracce, si comprendono. La storia dovrebbe andare di pari passo, dal mio punto di vista, con l'antropologia, perché è importante, si conoscono più cose, si capiscono più cose. Ora, questo accenno di epoca, ce ne sono tantissime minore, ovviamente altre 35 le lasciamo lì. Ora, sempre muovendoci sulle luci, vi vorrei far sentire pochissimo di... un attimo... del principio... Grazie, Nadia. Allora, lo tengo in mano. Rig Veda, decimo mandala, dalla Genesi cosmica, per far comprendere... Il microfono. Allora non c'era il non essere, non c'era l'essere. Non c'era l'atmosfera né il cielo al di sopra. Che cosa si muoveva, dove, sotto la protezione di chi? Che cosa era l'acqua inscrutabile, profonda? Allora non c'era la morte né l'immortalità. Non c'era distinzione della notte e del giorno. Senza vento respirava quell'uno. Oltre di lui non v'era null'altro. Tenebra, ricoperta da tenebra, era in principio.
Tutto era un fluttuare indistinto, quel principio vitale avvolto dal vuoto generò se stesso, quale uno mediante la potenza del proprio calore. La datazione è, ecco, un'altra cosa da tenere presente, che ora ci sono delle date a cui si può fare riferimento, ma in antico, in Oriente, le date potevano saltare di secoli, a volte anche di qualche millennio, come 1500, 10.000 avanti Cristo, eccetera, eccetera. È così. È un'altra concezione del tempo. Il nostro tempo codificato, il nostro tempo codificato. Lì non c'era un tempo codificato, c'era il tempo. Ecco perché io dico a tempo. Allora, poi ecco, questo è un infinitesimale stralcio del Mahabharata, che è di tradizione orale fino al 1000, anche questo può variare, ma diciamo al 1000, sempre avanti Cristo, siamo sempre. E questo è interessante perché queste caratteristiche che ora sentirete sono proprio del popolo africano, il modo d'essere guerriero, che è stato così fino all'altro ieri, diciamo, storicamente. È esattamente questo. Nella leale battaglia che ora è iniziata, vogliamo combattere solo secondo le norme da sempre in uso. Chi sol con parole combatte, con parole sarà combattuto. Né mai si dovrà dar la morte a chi dalla lotta è già uscito. Un cavaliere combatte soltanto con un cavaliere, e fante con fante, elefante con elefante e carro con carro. Si lotta con tutte le forze come può e vuole un uomo leale che mai assale il nemico affranto né senza avvertirlo. Ci rendiamo conto della grandissima lealtà e dell'altissima civiltà. Abbiamo fatto dei grandi passi indietro. Allora, che non voglio togliere tempo. Un'altra luce, uno stralcio bellissimo, grazie Nadia, io mi metto qui e le tieni la mano su. No, va bene, ci vediamo qua. Allora, è uno stralcio di un editto di Ashoka. È difficile ottenere questo mondo o l'altro se non con un grande amore per la legge, una grande autocoscienza, una grande obbedienza, un grande rispetto, una grande energia. Questa è la mia regola: governare per mezzo della legge, amministrare secondo la legge, ricompensare i miei soldati sotto l'egida della legge, proteggere attraverso la legge. Centinaia d'anni prima di Cristo. Non c'è bisogno di commento. Un'altra luce. Vediamo. Un'altra luce. Ma questo. Ah sì, un'altra luce a cui ho accennato prima, ma in altri termini, Kanishka, quindi Kushan, eccetera, e sotto, ricordate c'è stata una mostra, mi sembra, se non erro, mi sembra a Torino, dei tesori di Batriana. A Torino? Qualcuno di voi ricorda? Torino. E,
Il tesoro di Battriana appartiene al periodo di Kanishka. Quindi chi ha potuto vedere quelle immagini di quei gioielli, dire meravigliosi e poco, ed erano, cioè, gioielli fatti da uomini. Per avere quella manifattura c'è un alto senso del pensiero, se no non c'è quel tipo di manifattura. Ancora una luce. Allora. No, che poi ad un certo punto nasce Maometto, se non mi sbaglio 570 dovrebbe essere, dopo, e lì incomincia tutta un'altra trasformazione. La religione musulmana si espande, l'Afghanistan resiste, ha resistito per tantissimo tempo. Voi immaginate questi, tra prima Zoroastro, il buddismo, varie altre che si trovano, si trova l'Islam davanti, l'ha detto lei, non l'ho detto io. Allora, e quindi succede di tutto, però adesso volevo trovare, oddio, beh, è inutile che ci soffermiamo. Allora lì due parole, ma che comunque oramai quasi tutti sanno, l'Islam, sunniti, sciiti, i sunniti, No, allora no. Dunque, i sunniti, secondo, in termini secondo proprio la legge, e mentre gli sciiti c'è più esoterismo, in un certo senso. Guardate, sto dicendo proprio delle cose non in grandi linee, ma di più, per far comprendere anche delle diversità, perché per esempio tra le etnie gli Hazara sono sciiti. Noi lo sciismo lo troviamo in Iran, gli iraniani sono sciiti. Quindi questa differenza agisce. Loro adorano l'ultimo califfo, riconoscono i sunniti, riconoscono quattro califfi. Loro soltanto Ali, è il loro vero per gli sciiti. Questa è anche la differenza. Gli altri ci danno quattro, invece i sunniti ci hanno quattro o manco. Allora, andiamo avanti. Che cosa vogliamo? Quale luce vogliamo prendere? Dicevo che non so se sei interessante, ma insomma i sunniti, i mollah, insomma, non hanno delle categorie, sono soltanto quelli che insomma pregano, eccetera. Invece i sunniti hanno, è più verticale, vanno più importanti, quasi arrivano come qui al Papa, insomma, è verticale. Invece quello è orizzontale, fanno soltanto quel mestiere, seppelliscono i morti e pregano, non hanno delle altre priorità. In due parole ha chiarito tutto il concetto. Certo che si è fatta capire. Allora, io qui avevo segnato, ma questo suppongo che conosciate, avevo segnato qualche poeta, però insomma poi si toglie troppo tempo. Dunque, andiamo avanti. Ecco, con appunto questa, e siamo nel
prende piede, la religione musulmana proprio prende piede in maniera forte proprio nel XVIII secolo. Perché è vero che prima c'erano i tagiki che sono musulmani anche loro, però di un ramo più, abbiamo detto, di un ramo più esoterico. Quindi non c'era un'ortodossia. Con il XVIII secolo invece c'è un'ortodossia. Avevamo già accennato prima questo periodo storico, quindi in contemporanea prende piede la religione musulmana. E i britannici sono lì oltre il confine, iniziano gli emiri, ci sono gli emiri, e sempre in questo stesso periodo, appunto, come abbiamo già accennato, le persecuzioni con Abdul Rahman e la linea di confine, la linea Durand. Linea Durand, che apro e chiudo parentesi, proprio l'altro giorno, seguendo un'attualità in Pakistan, Afghanistan, quello che sta succedendo, non so se alcuni di voi stanno seguendo, e la cosa buffa è che stanno litigando proprio per la linea Durand. È una cosa incredibile, ma ora, a distanza di secoli, è sempre la stessa cosa. Interessante, però, ci riporta sempre a questo arco storico che non chiude. La linea Durand, che vollero ovviamente gli inglesi, è ovvio, e che distrusse famiglie, perché proprio fu tracciata, gente che aveva la casa da una parte se la ritrovò dall'altra, cioè tutto così, proprio tracciata così, senza neanche un senso logico, se non quello di chiudere una parte e poter agire in maniera diversa. Quindi siamo agli emiri. Dopo Abdul Rahman, Habibullah, suo figlio, diverso dal padre, perché come si è capito, Abdul Rahman era veramente un ortodosso, si è capito, dalle persecuzioni, eccetera. Habibullah no, però anche lui aveva degli incontri con gli inglesi e quindi era un po' a metà, si barcamenava, diciamo che si barcamenava. Ha introdotto l'elettricità nel paese, ha aperto scuole, da principio è stato molto moderno, ma non certo come mio padre, ma insomma è stato capace di un po' modernizzare, poi verso la fine si occupava soltanto della caccia. Allora, quindi avete sentito, no? Brevemente è detto esattamente così. Figlio di Habibullah, Amanullah, e arriviamo ad Amanullah. Siamo arrivati. Ora io di Amanullah voglio leggere una parte della... Allora, innanzitutto... sto pensando, vogliamo parlare prima dell'uomo e poi del re, o prima del re e poi dell'uomo? No, perché io l'uomo lo chiederei a lei. Io accenno al re, poi lei può parlare sia del re che dell'uomo. No, io accenno al re. Eh? Accenno al re perché voglio leggere un po' della Costituzione, perché è molto importante. Prima devo accennare a questo re. Allora, lui è completamente diverso
dal nonno ed è anche molto diversa dal padre, per quanto il padre aveva già iniziato una modernizzazione, si è già iniziato una modernizzazione. Ma Amanullah guardava oltre, è stato davvero un re illuminato, lui guardava oltre, si rifaceva, aveva quelle caratteristiche che avete sentito quando ho letto uno stralcio infinitesimale del Mahabharata, della lealtà, eccetera. Amanullah ce l'aveva tutte quante quelle caratteristiche. E accanto a questo aveva un grande orgoglio per la sua terra, per la storia antichissima della sua terra, ed era anche ambizioso, giustamente ambizioso. Quindi voleva che questa sua terra fosse un po' il centro in Asia di civiltà. Appena nel 1919 siamo, febbraio 1919, Habibullah viene ucciso, Amanullah è lì, è presente, non al momento ovviamente dell'omicidio, dell'assassinio, ma era lì, e lui diviene re. Febbraio, ripeto febbraio, perché a marzo, se non erro era il 28, posso sbagliarmi, o 28-25 febbraio, cosa del genere. A marzo, il 3 marzo, Amanullah non aveva neanche 30 anni, chiede l'indipendenza, cioè parla di indipendenza e si esprime in un proclama con queste parole: Ya mar, ya estektor, o morte o indipendenza. Sono parole chiarissime, non lasciano alcun dubbio. Immediatamente scrive al viceré dell'India, ovviamente era un inglese, Lord Chesterton, non importa, e chiede l'indipendenza. Ovviamente viene negata la cosa. Che cosa accade? C'erano con gli altri due, suo nonno e suo padre, c'erano già state due guerre anglo-afghane. Lui, gli viene negata questa cosa, scoppia la terza guerra anglo-afghana. La differenza però qual è? Che nella terza guerra anglo-afghana, la vittoria, tra virgolette vittoria, perché poi ci fu il trattato di Rawalpindi, eccetera, ma la fu degli afghani. Anche in quel caso, come poi faranno dopo, come avevano fatto sempre in India e in ogni luogo, e ancora lo fanno, anche in quel caso ci furono i boicottaggi. Perché è vero sì che le truppe afghane prevalsero, eccetera, ma è altrettanto vero che erano rimasti poi senza armi, senza e le armi furono boicottate, fermate dagli inglesi. Ora io sto riducendo, chiedo scusa, ma sto proprio riducendo al massimo. Che cosa accade? Che a questo punto gli inglesi avevano perso. Amanullah, sì, gli afghani avevano vinto, però si trovavano impossibilitati ad andare oltre, e allora si incontrano e decidono per un trattato. E avviene questo trattato di Rawalpindi. In India, sì. Allora, dove sta? Eccolo qua il discorso di Rawalpindi. Sì, e non leggerò tutto. Un popolo non istruito non avrà mai la possibilità di essere un popolo indipendente. Sarà sempre succube degli altri, dei nemici interni ed esterni del paese.
Sì, sì, no, è la parte più importante. È la parte più bella, è proprio il suo. È meglio finire questa guerra perché con questi afghani non ne possiamo più. Sì, sì, ma non è proprio così, eh? È proprio così. Allora, vorrei leggere un pezzettino del trattato, se lo trovo. Se lo trovo. Ma non trovo. Ancora l'Inghilterra dimentica questo. Si è messo in finché non l'ha mandato via perché è stata l'Inghilterra che ha provocato l'esilio di mio padre, perché ha fatto propaganda dicendo che nel viaggio ufficiale che fece per riconoscere un paese, venuto in Italia, in Francia, ha fatto tutto il percorso per farsi riconoscere con mia madre senza velo, per farsi riconoscere che siamo uno Stato indipendente. Prima al confine dell'Afghanistan c'era scritto in inglese non entrate in questo territorio. Dopo mio padre c'era scritto entrate in questo territorio ma soltanto con un visto. Senza visto non si può, giusto per dire qualche cosa del tutto. Ecco, questo è. La differenza è l'indipendenza. L'Inghilterra, l'Afghanistan non era un paese sotto la dominazione inglese militarmente, come l'India, non era una colonia, ma era, aveva, non c'erano i soldati inglesi, come, non era l'India insomma, non era una colonia inglese, ma aveva delle prerogative sull'Afghanistan, per esempio. L'Afghanistan non poteva avere ministeri degli affari esteri e doveva mandare tutto al viceré che stava a Nuova Delhi e lui inviava le missive, le poste, tutto in Europa o dove doveva andare. Aveva certe cose così, non è che era proprio un territorio. Non era una colonia, difatti c'era l'emiro, c'era il re, diciamo come l'Egitto, c'era Farouk o quell'altro, Fuad, ma aveva, l'Afghanistan aveva degli obblighi verso l'Inghilterra e questo gli afghani non lo sopportavano perché è un popolo molto indipendente, molto fiero, molto fiero. La differenza dell'indiano che è più sottomesso anche, sì, insomma, abituato anche, questo è tutta una colonia. No, no, assolutamente non lo era. E poi però diventa indipendente. Cominciano a venire gli stranieri, avere le loro ambasciate. Era un paese completamente indipendente, però c'è stata la differenza che mentre al tempo di mio nonno, eccetera, l'Inghilterra pagava qualche cosa al sovrano. Quando è diventata completamente qualche cosa di sterline, non è qualche cos'è, quando è diventata completamente indipendente, adesso ci pensate voi a voi stessi. Quindi è stato molto difficile, credo. Così, proprio, esattamente così è andata. Ora, Amanullah, quindi l'indipendenza, vi rendete conto di che cosa enorme, era stata raggiunta qualcosa di enorme. Incominciò, adesso leggiamo la Costituzione. E incominciò tutti i rapporti con l'Europa, l'Italia, la Germania, la Francia. Gli ingegneri, le cose, tutto. E la Turchia perché c'era il Atatürk. Ma anche al tempo degli ottomani hanno costruito, sì, anche al tempo. Scuola militare, sì. Hanno fatto modernizzato confronto a quella afghana. Hanno contribuito molto, hanno fatto, costruito insomma sanatori. Anche nella questione farmaceutica, molti dottori, ha aiutato molto l'Afghanistan.
E poi c'è stato Tartuschi. E poi c'è stato Tartuschi. Il massimo. Sono d'accordo. Allora, adesso la... No. La Costituzione. Questa vi pregherei di ricordarvela, perché così quando vanno dicendo in giro menzogne, voi sapete che non è vero, perché nel 1923 l'Afghanistan aveva una Costituzione, ora sentirete. Allora, dove sta? Principio di monarchia. Doveri e prerogative della monarchia e dei vari ministeri. E qua non ci si vede qua, eh? Il primo figlio maschio è erede al trono. Questo allontana sempre più il paese dal passato in cui era l'emiro a scegliere il proprio discendente. Oh, grazie Francesco. Allora, andiamo avanti. L'emiro è il difensore della fede. Apro e chiudo parentesi, dopo la Costituzione, da emiro Amanullah fu re, quindi ci fu una grande differenza. Abolizione dei segni distintivi da mostrare riguardanti le religioni, le religioni diverse dall'Islam. In precedenza indù ed ebrei dovevano mostrare dei segni distintivi per evidenziare il loro non essere musulmani. Amanullah toglie questa cosa. Poi, principio di uguaglianza. Non vi leggo tutti i vari articoli, perché sennò finiamo domani. Tutti gli afghani sono uguali. Nessuna discriminazione tra le religioni presenti nel paese. Ebraismo, induismo, buddismo, cristianesimo, tutti. Né all'interno dello stesso Islam, sunnismo, sciismo. Principio basilare quest'ultimo che mette fine alla precedente apartheid. Abbiamo visto il nonno che aveva perseguitato, lui toglie tutto questo, annullando la supremazia dell'etnia Pashtun rispetto all'etnia Hazara. Abbiamo accennato. Poi tutti gli afghani sono uguali davanti alle leggi. Ancora, per quel che riguarda la funzione pubblica, il solo criterio è quello della competenza. Vedete che modernità? Eguaglianza nel pagamento delle imposte basato sui redditi e sui beni di ogni cittadino. Principio poi di libertà. Tutti i cittadini sono liberi. La loro libertà termina lì dove inizia quella altrui. Abolizione del lavoro presso famiglie senza retribuzione. Libertà di stampa. Diritto di presentare petizioni individuali e collettive alle autorità competenti o al monarca su questioni di estrema importanza. Abolizione della schiavitù e delle pene corporali. Abolizione dei lavori forzati. Ripeto, 1923. Poi, principio di promozione per le imprese. Tutti i cittadini possono creare società private, commerciali, industriali e agricole. I funzionari statali, per legge, devono obbedienza ai loro superiori, salvo in caso di un ordine contrario alla legge. Quindi anche la libertà della disobbedienza se era contraria alla legge. Libertà proprio questa. In tal caso essi devono rivolgersi ad una massima autorità. Poi sono soppresse le prebende e le pensioni ai membri del clan Muhammad Zai.
cosa che indispettisce ovviamente moltissimo tutti. Poi le pensioni vengono retribuite solo alle persone anziane, i giovani devono lavorare. Ma questa è anche la bellezza di Emanuela, perché anche nelle leggi, anche nella, all'interno di una cosa, queste sono le parole sue, traduzione, cioè, all'interno lei era spontaneo, era immediato. No, infatti non aveva trovato. È vietato ai missionari di religioni straniere entrare nel paese. Perché ci doveva essere una libertà di religione, di ogni tipo di religione. È vietato a professori e giornalisti di esercitare la professione nel paese se non assunti dal governo. Doveva controllare in qualche modo. È vietata l'usura e le ipoteche anteriori a 5 anni vengono, le ipoteche vengono annullate, così come le terre ipotecate dei piccoli proprietari vengono restituite. Si propone che i progetti di legge preparati a proposito dal governo siano esaminati dal Consiglio di Stato, che li sottoporrà al Consiglio dei Ministri. Ogni cittadino tradotto davanti alla giustizia può richiedere tutti i mezzi legali per assicurare la protezione dei propri diritti. Le udienze si svolgono pubblicamente. I giudici hanno libertà di giudizio senza sottostare a pressioni da qualsivoglia parte. Si vieta la violazione di domicilio e si ribadisce il segreto della corrispondenza salvo in caso di autorizzazione legale. E poi andiamo avanti, ci sono tutti i regolamenti, e quello che concerne la posta, quello che concerne tutto. Adesso arriviamo. Codice delle famiglie, direttive morali. Sì, la scuola obbligatoria per tutti. Divieto di matrimoni prematuri, uomini anziani non possono sposare ragazze giovanissime, perché invece era prassi. Età minima dell'età matrimoniale, 15 anni per le donne e 18 per gli uomini. Divieto di matrimoni tra parenti, che invece venivano abitualmente. Necessità di consenso della donna nella scelta del proprio marito, troppo spesso scelto dai genitori. C'è proprio scritto così nella Costituzione. La poligamia va scoraggiata. Infatti lui non è stato. Nessun obbligo per le vedove di risposarsi con un membro della famiglia del defunto marito. È proibito dare una donna in sposa per saldare un debito o compensare un credito. La donna non è merce di scambio. Anche gli uomini però. Poi andiamo avanti perché non finisce, poi ci sono i vari ministeri, il Ministero della Guerra, degli Affari Esteri, degli Interni, della Giustizia. Sì, tutto con lui. Io quello che sto leggendo è proprio tutto di suo pugno. La pubblica istruzione obbligatoria per tutti, maschi, femmine, tutti i ceti sociali, sen nessuna differenza, e questo lo aggiungo io, non c'è scritto qua, ma lo so. Ve lo devo dire io? Sì, dopo vado. Lui per alcuni periodi ha voluto insegnare anche, per sperimentare tutto quello che poi diceva agli altri di applicare. Era proprio un illuminato, non c'è niente da fare. E questo
poi c'è il Ministero del Commercio, la Sicurezza Nazionale, l'Agricoltura, il Ministero della Salute. Ecco, per esempio, questo lo leggiamo: a questo ministero sono attribuite tutte le questioni mediche e sanitarie, l'incarico di assumere medici e specialisti per gli ospedali, dirigere e controllare gli ospedali, creare i servizi di ostetricia, di radiologia, di batteriologia, eccetera, tutto. Invio di commissioni sanitarie nei villaggi e presso le tribù nomadi. Capito che sanità? Poi, sì, assicurare il servizio per le poste, assicurare il servizio delle poste, telegrafi, telefoni, migliorare quanto possibile la rete telefonica, telegrafica, eccetera, eccetera. Questa è una parte della Costituzione, la sintesi. Ripeto, questa è una traduzione, quindi è quello che ha scritto. E la traduzione l'ha fatta ovviamente Essa Lullah d'Afghanistan, di cui è autore del libro, che io ho curato, ed è inutile dirvi che quando mi è stata proposta tra le due. No, sai. Ha detto. Sì. Vabbè. E che stavo dicendo? Mi sono distratta. Quando anche mia madre ha avuto un ruolo molto importante. Lei inaugurava le scuole femminili, aiutava le ragazze ad andare a scuola, non soltanto, una cosa che neanche nelle famiglie reali europee nessuno faceva. Ha inviato le mie sorelle grandi, le due più grandi che sono nate in Afghanistan, ad andare nelle scuole pubbliche, cosa che neanche in Svezia allora si faceva, ora in Svezia si fa. E quindi hanno voluto dare l'esempio in tutti i modi al popolo. Sempre c'era lo zampino dell'Inghilterra che non ha digerito l'indipendenza, perché tutta un po' l'Europa, anche il allora giornali italiani dicevano, quando prima che mio padre venisse in Italia, per esempio, stava venendo, hanno detto: annunciamo che viene quel re di quel paese che ha vinto l'impero britannico. E hanno cominciato a fare una réclame contro mio padre, andavano nei villaggi a dire che ha cambiato religione perché è venuto qui al Vaticano, perché il re Vittorio Emanuele gli ha detto vada al Vaticano, lui non ci voleva andare. E hanno detto: ma guardi che anche il re d'Egitto è andato al Vaticano, deve andare, perché è uno stato, non è soltanto un religioso. È andato al Vaticano e hanno cominciato a dire che è diventato kafar, come hai detto prima, che cosa significa infedele, che è andato al Vaticano. E questa, la gente dei villaggi, ignorante, ha fatto molto, molto preso. Poi hanno detto, quando facevano vedere delle foto di mia madre vestita così all'europea, tutto hanno fatto venire lì, tutto, contro. E hanno perfino, verso la fine del 1928, dopo il viaggio ufficiale, già preparavano Nader Shah a diventare il re e mandare via a Manola. Era questo il loro piano. E tuttora non hanno digerito. Infatti vanno sempre contro i pascoli, perché non parlano pascoli. Ma era anche un'eccezione per i pashtun. Allora, l'ha detto chi meglio di sua figlia, poteva dirlo. Durante un viaggio
tutte queste, lui fu protagonista su quella che noi adesso abbiamo visto qualche anno fa, non so, un esempio, le primavere arabe, no? Messe su, fomentate. Fa parte, infatti nel libro, questa è una cosa che ci ho aggiunto io nella, con la cura, perché quando, ecco quello che stavo dicendo, quando mi è stato proposto la cura di un libro su Amanullah, io non ci ho pensato neanche due volte, perché era un re che avevo già, che stimavo da sempre, e quindi curare un libro su di lui, sono stata molto contenta. E voglio accennare all'autore un attimo, perché senza lui Esanullah d'Afghanistan, nato a Kabul nel 1926, e poi se n'è andato a Ginevra nel 2017, luglio. Ingegneria, edile. Parla lei di suo. Insomma, ha fatto liceo militare, perché mio padre voleva sempre che i maschi facessero un po' di prima un po' anche di militare, perché sta in formazione militare. Ha fatto il liceo militare, ma non l'accademia, perché nel periodo della seconda guerra mondiale eravamo qui e non c'era. Insomma, era un periodo diverso dal primo periodo dell'Italia, e quindi ha fatto poi, passato all'università e ha studiato medicina. E pardon, quella era mia sorella. Ha studiato ingegneria. È andato in vari paesi, in Iran, insieme a una società, inviato da una società franco-italiana, e da lì per fare delle strade. Da lì. Del Caspio, poi anche con una società franco-italiana in altri posti dell'Iran. E poi è andato a Ginevra e lì ha lavorato al Bureau de Travail, si chiama in francese. Una specie di UNESCO per il lavoro. E l'hanno mandato in diversi paesi, per fortuna come professore, come insegnante, non come lavorare, perché aveva dei dolori sempre al mento, aveva il problema al femore. È andato in Algeria, nei paesi sottosviluppati, sì, del Zaire. Sì. Docente universitario, questo università. E poi fino in Vietnam, quando in Vietnam ci fu una rivoluzione, la guerra, e rimandarono tutti gli impiegati stranieri di nuovo a Ginevra o a chi per dove, non so, e lui lì continuò a lavorare a Ginevra, sempre lì all'United Nations, all'UNESCO. Sì, questa è. Fino a lì. Sì, fino all'ultimo, poi negli ultimi periodi sì, è ancora vicino. E negli ultimi 10 minuti, ma anche tranquillo. Ho la linea diretta. E stavo dicendo ovviamente una cosa a proposito di se penso 4 cose insieme, e a proposito di Esam, che poi fino negli ultimi periodi, prima che poi si, no, non volevo dire questo personale. E certo, sì. La curatrice, sì. Che fino appunto prima di ammalarsi, cioè impossibilitato, ha fatto conferenze sull'Afghanistan, eccetera, e quindi fino a poco prima di andarsene, ripeto, sono andato nel luglio 2017. Sì, tra noi c'è stata una
bellissima corrispondenza, e qui lui appunto mi diceva di questa natura del libro, e poi le risposte, e poi mi sarà su tante lettere, è stata una bellissima corrispondenza che è durata due anni, credo, una cosa del genere. E questo è stato e sarà l'Afghanistan. Bene, come si è capito, Amanullah con la sua famiglia furono mandati, cioè andò in esilio, il trono fu usurpato e si è andato avanti con una storia che poi incominciamo più o meno a conoscere, perché dopo Nader poi c'è stato per 40 anni... È stato un periodo calmo perché è venduto agli americani, scusate. Calmo, insomma per la vita era, perché sono andata lì quella volta, perché abbiamo sepolto nostra madre lì. E ancora vi devo dire che 3 anni fa sono stata in Afghanistan perché era l'anno, il 100° anno di indipendenza e mi hanno invitata dal governo afghano. E non vi dico ancora quanto, soprattutto i giovani, rimpiangono quel periodo. Dicono sempre che se avesse continuato a regnare lì, l'Afghanistan non avrebbe avuto tutti questi guai oggigiorno. Sarebbe stato uno stato potente, uno stato più civile, più forte. E tutti rimpiangono quasi come se fosse non una persona, ma il simbolo di una... Il eterno simbolo di una nazione, l'ideale che non ha potuto raggiungere l'apice, l'ha raggiunto così. Poi, e l'Afghanistan è cascato molto, sempre di peggio, e adesso addirittura sapete bene che questi talebani sono degli ignoranti, non sanno neanche governare, non sanno cosa fare, non sanno come fare. Dicono non partite, dicono a quelli che scappano, perché noi non sappiamo governare. Sono dei banditi delle montagne, non so da dove, inviati da... Sappiamo da chi? Sempre l'Inghilterra c'è la sua zampina. Questa sì, insomma, questa è in grandissime linee la storia dell'Afghanistan. Ora seguiamo questa cronaca, questa attualità, avete sentito prima Vinci Guerra che ha detto che tornano con la nostalgia, cioè di questa militari, cioè soldati, che mandati lì. Così, anche perché noi italiani siamo diversi dagli altri, però il comando è nato, c'è poco da fare. I talebani, Taleb come li chiamo io, sono stati costruiti, lo sappiamo, oramai sono cose che si sanno, e volutamente messi lì, e eccetera, eccetera. E quello è, distrutto un paese che è crocevia, che è importante, che confina con la Cina. Adesso c'è questa questione del Pakistan a cui abbiamo accennato, è sempre la stessa storia, anche molto noioso a questo punto, perché veramente per chi si interessa di quelle zone, di quelle regioni, è sempre la stessa storia, quindi diventa veramente pesante e noioso. E ora che cosa sarà dell'Afghanistan? In uno dei miei libri, non questa di storia, un altro su Massoud, un canto scritto su Ahmad Shah Massoud, l'ultima frase è che rifiorirà, inshallah, come è sempre stato. Ecco, questo. Qualcuno vuole fare qualche domanda? No? No, perché c'è la lettera che... No.
Lasciamo.